è apparsa oggi una realtà avveniristica, uno sviluppo industriale, però da un lato lo sviluppo industriale, dall'altro l'esigenza di fare turismo, e senza aeroporto, senza voli civili, il turismo non si può fare. Ma il turismo in Puglia sta decollando molto bene. Parliamo di Taranto. Taranto è un aeroporto a 30 km di distanza da un altro aeroporto, 35, quindi è chiaro che soffre un po' la competizione, però la possibilità di fare i voli civili ci sarà e c'è anche adesso. Il problema è che appunto devono essere le compagnie aeree a decidere dove atterrano, ovviamente. Quell'aeroporto è attrezzato per accogliere, quindi vediamo invece l'aspetto più importante, che è un aspetto che solo questo aeroporto ha, però, che altri non hanno. Ministro, a Taranto viene tolta la sovrintendenza, tante mutilazioni, si dice anche c'è già l'aeroporto di Brindisi e di Bari, non ci siamo, no? Cioè, Taranto subisce... Brindisi e Bari non hanno un centro di eccellenza di ricerca come c'è qua, per esempio, potrebbero dire, cerchiamo di non scimmiottare solo quello che fanno altri. Secondo me qui ci sono buonissime opportunità di sviluppo poi il turismo può essere... Sì, ma l'aeroporto di Grottaglie ha la pista adibita, abilitata ai voli intercontinentali. Nessuno lo impedisce, la gestione potrà decidere di far atterrare qui anche... Altri. Sa, noi tarantini abbiamo una paura un po' di essere considerati come la realtà, non di essere la Cenerentola. Questa invece è un'eccellenza, non mi pare.